Buongiorno da Francesca, ecco la mia proposta per un menù. Partiamo dagli antipasti che saranno misti. Gli ingredienti li troverete scritti anche sotto al titolo in descrizione. Con un mattarello presso bene una fetta di pane bianco, ricavo delle formine, spalmo la crema di gorgonzola su una base, ci adagio una foglia di insalata che ho tagliato a misura e un po' di patè di olive verdi. Chiudo con dell'altro pane, un velo ancora di crema di gorgonzola, arrotolo una fettina di mortadella a cui ho dato una forma rettangolare, prendo uno stecchino, infilzo un'oliva verde, la mortadella e poi fermo il tutto. Procedo con le altre. Taglio delle fettine di pane. Ho tritato dei peperoni in agrodolce e li mescolo con un po' di Philadelphia bianco. Distribuisco poi sulle fettine di pane. Arrotolo la fetta di spianata calabra. Quindi con lo stecchino prendo un'oliva nera, il peperoncino piccante ripieno di tonno e infilzo il tutto sulla fetta. Mescolo la crema di peperoni rimasta a un caprino fresco, appiattisco sempre la fetta di pane e ricavo dei rettangoli. Spalmo il primo strato di crema di formaggio e peperoni, poi chiudo con il pane e procedo con il secondo strato. Taglio una sola parte dell'oliva, arrotolo la fettina di salame e la vado a fissare con l'oliva nera. Fermo il tutto con lo stecchino. Con i ritagli vado a creare questi canapè semplici, quindi spalmo un po' di maionese, metto del prosciutto cotto, del formaggio a fette, chiudo, altro prosciutto cotto. E chiudo ancora con dell'altro pane. Ricavo con uno stampino dei piccoli canapè. Spalmo un po' di maionese e termino con una stellina di formaggio sempre a fette. Per un buon risultato, oltre che gli ingredienti di qualità, è bene variare con le forme e con i sapori. Ti invito a iscriverti subito al canale per non perdere le ricette che ho già pubblicato e quelle che usciranno. Troverai tante idee utili per queste feste, ma non solo. Per queste ultime tartine vado sempre a pressare il pane, ricavo delle forme, spalmo un velo di maionese, srotolo una fettina di surimi di granchio e do la forma del pane, sul quale poi andrò a appoggiarla. Termino la farcitura con tre gamberetti conditi con olio, sale e limone. Quindi poi chiudo con dell'altro pane dove ho già spalmato della maionese. Per finire, do la stessa forma a una fetta di salmone e ce l'appoggio sopra.
un punto di maionese, un altro gamberetto. Con lo stecchino prendo i sulimi di granchio che ho tagliato a pezzetti e vado a fermare il tutto. E questa è la mia proposta per l'antipasto. Spero di esservi stata utile. Ora possiamo passare a un primo piatto, comodo da preparare prima, le crespelle con funghi e prosciutto. Verso in una ciotola le uova intere, il sale e un goccio del latte. Comincio a sbattere e unisco la farina in due volte facendola assorbire bene all'impasto, così da ottenere un composto liscio e senza grumi. La farina è stata inglobata completamente. Aggiungo lentamente il latte. Otterremo così la pastella perfetta. Per ultimo il burro fuso. Amalgamo e copro e faccio riposare per almeno 15 minuti. Ci dedichiamo quindi alla besciamella e ai funghi trifolati. Sciolgo il burro fuso con la noce moscata e verso poi tutto in una volta la farina. Mescolo per un minuto, quindi posso unire anche il latte. Non c'è bisogno di aggiungerlo pian piano. Mescolo bene. Aggiungo per ultimo il sale, faccio sciogliere e sempre mescolando porto a fine cottura. La salsa si è addensata, possiamo spegnerla e tenerla da parte. Nel frattempo ci dedichiamo ai funghi trifolati. Olio extravergine in una padella, un po' di burro, il filetto di acciuga che esalterà il gusto dei porcini e lo spicchio d'aglio. Rosolo. Quando l'acciuga si sarà sciolta, posso aggiungere i funghi, che devono essere ancora surgelati. Giro di sale e cuocio per almeno 15 minuti. Sono pronti, elimino l'aglio e aggiungo il prezzemolo tritato. Lascio da parte e faccio raffreddare. In un padellino da 20 cm di diametro scaldo un po' di burro e lo asciugo con della carta assorbente. Verso mezzo mestolo di pastella e faccio roteare la padella per distribuirla bene su tutto il fondo, in modo da avere una bella crespella sottile e con uno strato uniforme. Ci vorrà un minuto di cottura per lato circa. Verifico, è pronta, posso girarla. Continuo così con tutte le altre. È il momento di assemblare il tutto. In una pirofila distribuisco un po' di besciamella sul fondo per non far attaccare le crespelle. Dispongo le crepe sul tavolo e inizio a farcirle lasciando liberi i bordi. Comincio con i funghi che si possono tritare o lasciare a pezzetti, il prosciutto cotto che ho tritato precedentemente, un po' di besciamella e infine un po' di grano o parmigiano grattugiati. Distribuisco un po' il composto, sollevo i bordi e arrotolo. In questo modo il ripieno non uscirà durante la cottura. Le dispongo nella pirofila e le vado a coprire con la besciamella rimasta. Un'ultima passata di grano parmigiano e si va in forno statico 200 gradi per 20-25 minuti. Oltre ad essere buonissime, sono molto comode perché si possono preparare in anticipo, surgelare oppure anche il giorno prima. Questa è la mia proposta per il primo piatto.
La seconda proposta è lo spezzatino della Valposteria, anche questo molto buono e comodo per da prepararsi in anticipo. Trito finemente le cipolle e l'aglio, li metto in una padella con dell'olio extravergine. Dovranno imbiondirsi dolcemente, quindi fiamma molto bassa. In un altro tegame metto dell'olio extravergine, la paprika, il pepe e le inizio a tostare un po', così i sapori esalteranno maggiormente. Aggiungo ora la carne che farò rosolare bene su tutti i lati, rigirandola molto spesso. Nel frattempo tengo sempre controllate le cipolle. In un bicchiere verso la farina e l'acqua, la mescolo bene e questa mi servirà poi da aggiungere alla carne. Queste sono le cipolle che dobbiamo ottenere, quindi posso spegnere la fiamma, attendere un momento. La carne è rosolata, la bagno con il vino rosso. Unisco la passata di pomodoro il sale il mix di spezie e la farina diluita nell'acqua. Per ultimo posso aggiungere anche le cipolle. Mescolo bene. Copro il tutto con dell'acqua calda e a questo punto può iniziare la cottura, che dovrà essere di 3 ore, anche 3 ore e mezza, dipende dal tipo di carne che avete. Quindi fiamma bassa, sempre coperto, ogni tanto si può controllare e dare una girata. Lo spezzatino è pronto, bello cremoso, la carne quasi si disfa ed è una meraviglia. Io lo accompagno con della polenta a cui ho dato una forma con una ciotola da cucina, quindi poi ho scavato un incavo con il cucchiaio e ci verso all'interno lo spezzatino con un po' della sua puccetta che cola sui bordi. Questa è la mia proposta per un secondo piatto delizioso e che stupirà i vostri ospiti. Ma la delizia deve arrivare fino al dolce. Per un dolce diverso dal solito, un bello strudel di mele, ma di quelli fatti bene. Questi gli ingredienti. Preparo la pasta, quindi farina, olio, un pizzico di sale e metà dell'acqua e inizio a impastare. Potete usare anche una pasta sfoglia per rendervi la vita più semplice. Questo è l'impasto originale, quindi continuo ad aggiungere l'acqua man mano che impasto. Lavoro bene sul piano fino ad ottenere un panetto liscio ed elastico. Lo rimetto nella sua ciotolina, lo copro con doppia pellicola, una a contatto e una a chiudere bene ermeticamente. Lascio riposare per almeno un paio d'ore in frigorifero. Metto le albicocche e l'uva sultanina in acqua calda per almeno 10 minuti in ammollo. Di solito nella ricetta si mette del pane grattugiato per assorbire il liquido delle mele. Io l'ho sostituito per metà con dei savoiardi che vado a ridurre in briciole, ma li potete anche frullare. Verso in un grande recipiente. Pulisco e affetto finemente le mele.
che inserisco insieme ai savoiardi sbriciolati. Nel frattempo sciacquo e taglio a pezzettini le albicocche e l'uva sultanina. Come potete vedere, l'acqua è abbastanza sporca. Inseriamo anche lo zucchero, la cannella in abbondanza, il burro fuso, le albicocche e l'uva sultanina. I pinoli, le noci, il rum, la scorza del limone grattugiata e la confettura di albicocche. Diamo una bella mescolata, copriamo e lasciamo macerare per almeno un'oretta. Spolvero con della farina un canovaccio pulito e iniziamo a stendere la pasta. La pasta dopo il riposo avrà acquisito una grandissima elasticità, quindi sarà molto semplice stenderla in modo molto sottile. Da prima inizio col mattarello. E con questo movimento mi aiuto a renderla sottile su tutta la superficie, compresi i bordi. Mi aiuto anche con le mani a portare il tutto a misura. Questo è il risultato che si dovrà ottenere. Come notate, si vede il disegno sotto. Distribuisco il pane grattugiato su tutta la superficie, tralasciando soltanto i bordi laterali. E verso il composto, distribuendolo bene. Sollevo i bordi laterali e li ripiego. A questo punto posso spennellare con il tuorlo d'uovo con un po' di latte all'interno, che aiuterà a sigillare una volta che andremo a piegarlo. Ora inizio a rotolarlo aiutandomi con il canovaccio. Prima di chiuderlo, metto un foglio di carta da forno sotto in modo che poi sarò comoda nel trasferirlo nella teglia. La parte della chiusura dovrà rimanere nella parte bassa. Ora sistemo quindi anche la carta da forno e do una spennellata con il tuorlo d'uovo. Si può anche spennellare con il burro fuso, io preferisco questa versione sia per il sapore che per il colore. Uno spolvero finale di zucchero e di cannella e si va in forno, statico 180 gradi per 45 minuti. Una volta che è cotto, spegnere il forno, lasciarlo dentro con la porta leggermente aperta per 10 minuti. Facciamo quindi raffreddare su gratella e infine, prima di servire, una bella spolverata di zucchero a velo. Questo è il mio dolce preferito in assoluto. Spero di avervi dato delle buone idee per i vostri menù delle feste. Io vi saluto caramente e ci vediamo alla prossima. Ciao, buon Natale a tutti!